Buongiorno ragazzi, oggi ci troviamo a Playa dell'Aguila. Entriamo in questo complesso che si chiama Bamira. Stiamo nella prima fila al mare in Playa dell'Aguila. Entriamo insieme a vedere com'è fatto. Ed eccoci, entriamo nell'edificio, è molto particolare già dall'entrata, come potete vedere. E dentro il complesso poi proprio qui c'è un ristorantino molto carino che vi faccio vedere qual è, perché potete anche prendere informazioni su internet, ne parlano tutti molto bene. Adesso entriamo e andiamo a vedere l'appartamento. Ed eccoci nell'appartamento, entriamo, come potete vedere subito all'ingresso troviamo la cucina con il forno, il frigorifero è piccolino, è un monolocale, quindi insomma è tutto ridotto. Qui troviamo il bagnetto con la lavatrice e la doccia è bella spaziosa. Ora andiamo verso la zona notte, questo è un armadio a muro grande, questa è la zona notte, chiaramente il loft è tutto aperto, il letto è contenitore, qui troviamo anche un piccolo tavolino, un grande divano molto comodo, mobiletto della sala, televisione, aria condizionata, un altro tavolo e un altro tavolo ancora nella terrazza. La terrazza gode di bella vista al mare, ma anche se siamo in prima fila, abbiamo anche una bellissima piscina condominiale. Ora vi faccio fare il tour dell'appartamento dall'altro lato, al contrario, e poi andremo giù nella zona comunitaria, andremo a vedere questa bella piscina. Faccio fare un altro giro, così capite la distribuzione. E ora andiamo giù. Eccoci qua, siamo scesi nella zona comunitaria. Una bella piscina grande, ci si può nuotare tranquillamente. Abbiamo anche una bella doccia per sciacquarsi dal cloro della piscina, proprio qui accanto. E poi, adesso vi faccio vedere, c'è questa porticina blu che da qua si scende giù e si va direttamente al mare. E questo è l'edificio visto dalla piscina. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, io vi saluto dal Bamira, come sempre lascerò qui sotto in descrizione la mia mail, per qualsiasi info scrivetemi e vi passerò prezzi e disponibilità di questo appartamento. Normalmente lo affittiamo a 800 euro al mese con tutto incluso, solamente per stagioni, non lungo termine, non affitti a settimane. Il prezzo può variare in base da quanti mesi uno rimane dentro l'immobile. Vi aspetto in Gran Canaria, al prossimo video, ciao ciao!